Ben ritrovati amici bianconeri, oggi live reaction di Frosinone Juventus. Bisogna vincere perché dobbiamo restare in scia dei cartonati. E come sempre non possiamo mancare col nostro pronostico, perché abbiamo pure il pronosticaio che daremo subito la linea e la parola perché deve farci il suo pronostico. Amici bianconeri, mi raccomando, like, commento, campanellina e poi iscrivetevi al canale se questo video sarà di vostro gradimento. Speriamo che potrò esultare e portarvi la mia esultanza a casa vostra. La partita sta quasi per iniziare, ma diamo la linea al pronosticaio. Buongiorno Marco. Buongiorno BJ. Pronostico: partita difficile, ostica, ma sono fiducioso. I nostri ragazzi in guerra contro tutti e contro tutto, contro il VAR e contro il sistema, dico 2-1 e confido nel, se giocherà, in il Diz. Speriamo che i nostri Sule, Caio George, Barrenechea e futuramente che gli diamo anche Oisen ci facciano un bel regalino di Natale, ogni tanto anche a noi regalino. Ricordiamoci, andiamo contro il male assoluto che è il VAR, Rocchi e il VAR e l'AIA, fino alla fine. Dai BJ e buon Natale. Grazie carissimo Marco, grazie al nostro pronosticaio. Vi faccio il mio pronostico, ragazzi. Oggi la partita è molto difficile, la butto così, credo che oggi non vinceremo, ragazzi, lo so. Speriamo che io mi sbagli e portiamo a caso un risultato. Squadre già in campo, partiti. Dai, che buona. Dai il dizzino, li salta tutti, il Diz, ma che gol ha fatto il Diz, 1-0 il Diz, ma che gol ha fatto Vlahovic, muto Vlahovic, ma che gol ha fatto il Diz, e Vlahovic ci parla, e il Diz l'ha messa dentro, 1-0 Juve a Frosinone, muto devi stare Vlahovic, muto, ma che gol, 1-0 ragazzi, 1-0, collasso. No, non potrò andare, davanti al portiere, no, pareggio del Frosinone, no. Dormita colossale della difesa, pareggio del Frosinone, dormita colossale, lo fanno andare solo davanti a Szczęsny, un passaggio filtrante che si poteva intercettare, 1-1, no! La scambia con Guea, McKennie, Guea, la scambia ancora con McKennie, si ferma, McKennie che fa? Crossala, la crossa, arriva lui, rete, chi ha segnato? No, l'ho castigato e lui ha castigato me, ha segnato Dusan Vlahovic, poco fa l'avevo criticato e ora l'ha messa dentro, che figura pessima che ho fatto, ma io salgo sul suo carro, perché Vlahovic io l'ho criticato e lui mi ha castigato, l'ha incornata 2-1, Vlahovic 2-1, e così, dopo che lo critichi lui si vendica e si è vendicato di BJ, la Juventus si torna in vantaggio con Caparbia! E la sofferenza finale, e il nervosismo finale, 93 e 30, manca un minuto e mezzo, che sofferenza signori miei, che sofferenza, dai viviamo sti minuti finali insieme, 93-40, la palla ce l'ha la Juve, Vlahovic la scambia con McKennie, siamo nella linea laterale, McKennie cerca di proteggere le palle, di perdere più tempo possibile, forse guadagniamo una rimessa laterale, ma no, la rimessa laterale invece del Frosinone, che sofferenza signori miei, 94esimo in questo minuto, 94esimo, Iling Junior, vediamo Milik verso Rabiot, mamma mia, così fuori, alto dalla traversa, mamma mia, intanto Allegri arrabbiate, grida e continua a gridare, io ho il nervosismo cronico ragazzi miei, mancano 30 secondi, il Frosinone in possesso palla, che sofferenza, intanto c'è Allegri imbestialito, imbufalito, palla in area di rigore, prendetela per favore,
La rilanciamo lungo, invece no, fa il laterale, rimane in attacco, ma c'è fallo in attacco! È stato atterrato Bremer, signori miei! Possiamo respirare, che sofferenza finale, signori miei, che sofferenza finale! Mamma mia! Sono più agitato io che sicuramente Allegri quando rivedete gli highlights della partita. Sono io più agitato di Allegri, signori miei, che sofferenza. A me la Juve dovrà pagarmi i danni, tutto il nervosismo che mi crea. Chiederò i danni alla Juventus. 95 secondi. Rinvia e fischia, caro arbitro, perché sto soffrendo. Rinvia e fischia. Invece la Juve torna in attacco ed è finita! Abbiamo vinto! Vlahovic mi ha castigato, l'ho criticato e lui mi ha risposto sul campo con un'incornata. La Juve ha vinto, signori, mi ha vinto 3 punti di vitale importanza. Prima che diamo la linea al nostro pronosticaio che ha azzeccato il pronostico. Allora ragazzi miei, vi dico subito, una partita della Juve giocata, diciamo, non male. Giocata bene a tratti, facciamo così, mi prendo il bicchiere mezzo pieno. È ovvio che non si può soffrire col Frosinone, ma il Frosinone, ricordiamoci, che è quello che ha messo 4 carbonare dentro ai pizzaioli di Napoli. Perciò, signori miei, vittoria importante. Non era facile a Frosinone fare risultato, noi l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto con un Eurogol di Ildiz, Eurogol. Poi io cosa ho fatto? Ho criticato Vlahovic e Vlahovic mi ha castigato. Ma io salgo sul carro di Vlahovic, me ne frego, perché oggi vinciamo e siamo di nuovo lì col fiato sul collo dei cartonati. Allora, signori miei, io non voglio aggiungere altro perché, credetemi, sono stanco, è stata una partita che mi ha stressato e mi ha fatto sudare, forse ho perso 7-8 kg, mi prendo 3 punti. Vittoria importantissima, linea a Marco Penna. È finita, e il pronosticaio becca il pronostico. Ildiz segna, Dusan, amore mio, segna, 2-1, beccato il pronostico del pronosticaio. Il VAR, quello lì, non ha potuto intervenire, anche se il fuorigioco era netto, però per il resto, niente. Voglio dire che Ildiz è un fenomeno, fortissimo. Dico un'altra cosa, grande giocatore, barra Enecea. Bel giocatore. Adesso tutti a incrociare di nuovo dita di mani e piedi, che non si sa mai. Rieccoci qui, amici bianconeri. Allora, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, condividetelo. Condividete le mie gioie, le mie lacrime, le mie felicità, che poi sono anche le vostre, perché a casa siamo insieme. Iscrivetevi a questo canale, sostenetemi, perché sono sempre insieme a voi, dentro e fuori dallo stadio, fino alla fine. Forza, Juventus! Vlahovic mi ha castigato, ma sono felice!